ringrazio per avermi messa al corrente di questa situazione, avermi messa nelle condizioni di poter intervenire, chiaramente su quello che è il livello di mia competenza, cioè il livello del Parlamento europeo. Mi sembra di poter intervenire anche qui, diciamo, su due piani e su due fronti. Il primo è il rispetto della domanda che c'è e che viene infranta qui, prima giustamente ricordavi. Il secondo è quello della normativa che ancora non c'è sulle emissioni olfattive e che va assolutamente creato per evitare che, diciamo, si possa vivere in condizioni come quelle che voi mi avete descritto. Chiaramente qui parliamo di abusivismo, non solo di abusivismo rispetto come dire, a piani regolatori o a licenze che vengono prorogate senza che se ne capisca bene la ragione, come nel caso della Bertolino, ma io credo anche, diciamo, un abusivismo di chi occupa posti nella politica e fa finta di non vedere, che mi sembra l'abusivismo più grande, l'abusivismo di chi gira la testa perché non vuole scomodare qualcuno. E, diciamo, mi sembra che poter stare dalla parte di chi contrasta anche questa forma di abusivismo sia, diciamo, il primo dovere che a livello istituzionale, diciamo, bisogna portare avanti, quindi il sostegno a chi non gira la testa dall'altra parte. Aggiungo un'ultima cosa per quanto riguarda la questione dei termovalorizzatori, perché credo che questo sia non solo un tema, diciamo, su cui la normativa europea ha in qualche modo permesso di dire, ma credo anche, questo è un punto importante, secondo me su cui dovremmo lottare moltissimo nel prossimo anno, che con lo sblocca Italia noi ci troveremo, diciamo, di fronte a una nuova invasione da parte del mondo. Allora, che, diciamo, dietro una delocalizzazione si possa nascondere, diciamo, anche un interesse di questo tipo, mi sembra un motivo di allarme in più, un motivo, diciamo, di più per tenere altissima la guardia su questa vicenda, che è una vicenda che riguarda in primo luogo la salute delle persone, perché, come dicevi tu, non ci sono studi sull'impatto sulla salute delle emissioni olfattive, ma è evidente che, diciamo, tutto lascia presumere che l'impatto possa essere. Quindi quello che io posso fare è, diciamo, semplicemente dire che c'è tutta la mia disponibilità ad appoggiare voi che, diciamo, vi occupate da ormai so molti anni di questa vicenda, ad agire immediatamente a livello parlamentare per presentare una nuova interrogazione sulla situazione e soprattutto, diciamo, questo ovviamente più nel medio periodo, a lavorare affinché una normativa, diciamo, sulle emissioni olfattive possa essere messa in atto. Il Parlamento può intervenire su un doppio livello, sicuramente quello di presentare una nuova interrogazione alla Commissione europea su quello che qui accade, diciamo, in primo luogo a partire dalla questione delle emissioni, ma non solo, appunto, come è stato detto prima, diciamo, si configurano più livelli di violazione della normativa europea. Il secondo livello è quello invece di adoperarsi, come sono ovviamente disponibile a fare, essendo peraltro componente della Commissione Ambiente, perché ci sia una normativa che inibisca anche le emissioni olfattive, cui, diciamo, questa ditta è, come dire, grande produttrice a danno dei cittadini e delle cittadine di partito. Quale può essere il vostro impegno? Cosa? Il vostro impegno, quale può essere? Io l'ho appena detto, ovviamente a livello parlamentare è quello di supportare in tutti i modi la lotta di questi cittadini che stanno giustamente contestando da anni le emissioni che produce questa ditta. Credo che, appunto, sia
presentando un'interrogazione sia lavorando sulla normativa si possa cercare di far cessare questo livello insopportabile di emissioni olfattive, ma anche, come dicevo, le violazioni sulle altre fronti legali.